Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Vi regalo quest'oggi una chicca davvero speciale, orecchie ed occhi aperti perché sono certo che non la conoscete. Bastano uno smartphone o un tablet Android ed una ricerca su Google per far prendere vita dal nostro telefono in 3D a che cosa? Ad un dinosauro feroce e poderoso quale ad esempio il tirannosauro e non solo. Guardate, in alto sul desktop del mio telefono state osservando la riga bianca con la G di Google, quello che si chiama il widget per la ricerca veloce, ma potete anche toccare l'icona rotonda di Google Chrome. Tocco, digito la parola dinosauro o la tocco se come nel mio caso l'ho già ricercata, scorro con pazienza dal basso verso l'alto per saltare il primo riquadro e guardate! Guarda nel tuo spazio, tirannosauro, visualizza in 3D. Ora osserverò un secondo di silenzio e guardate che cosa accade appena tocco visualizza in 3D. Ecco il tirannosauro che emette il suo verso. Non solo, ma con il pinch to zoom, cioè il classico pizzicotto di ingrandimento e rimpicciolimento. Io lo posso ingrandire e poi con il dito lo posso scorrere al punto di avere un faccia a faccia. Pensate ai vostri alunni o ai vostri figli quando ricreeranno questo, che stupore andranno a generare nei loro amici e compagni. Ecco, sempre scorrendo con il dito dal basso verso l'alto, vi mostro che ci sono poi i modelli correlati, perché oltre al tirannosauro abbiamo ad esempio il brachiosauro e non solo. Un'altra funzione veramente particolare è quella di realtà aumentata. Osservate quel tasto Vedi nel tuo spazio? Bene, vi comparirà solo se il vostro smartphone o tablet è compatibile dalle librerie installate di realtà aumentata, ma guardate cosa accade appena lo tocco. Io adesso ho alzato il mio telefono, l'ho diciamo alzato e voi state vedendo una parete. Io sono in attesa di che cosa? Ora ve lo dico. Ora vi dico cosa attendiamo. Stiamo attendendo. Eccolo! Ebbene sì, in realtà aumentata il dinosauro appare e dunque si unisce al vostro ambiente circostante. In questo caso è nella mia stanza, guardate, proprio sopra il monitor di un computer. Mamma mia, guarda di non danneggiarlo, eh. Insomma, un breve esempio che può essere uno stimolo per scoprire di più sui dinosauri, scoprire di più sul 3D, fare una esperienza breve didattica di realtà aumentata ed anche, perché no, divertirci. La didattica digitale e la tecnologia in genere sono davvero per tutti. Basta saper scegliere le risorse giuste. Mi permetto di essere qui con voi proprio per accompagnarvi in questo meraviglioso viaggio. Ancora un saluto da Andrea Cartotto, e da T-Rex.